l'emozione della prima volta. È sempre speciale. Per me oggi è come quando lei ti chiede di salire. Sì, per la prima volta, proprio a casa sua, per guidare dove sono nate tutte le Ferrari, Formula 1 comprese. E anche per lei è la prima volta. La 812 Superfast è la prima Ferrari con lo sterzo elettrico. Certo, questa è anche la macchina 12 cilindri a motore anteriore più potente e veloce della storia, ma io, prima di raccontarvi l'emozione che si prova a guidarla, voglio anche condividervi un qualcosa che ho sempre sognato di vedere, e cioè entrare dentro la sede di Ferrari. Qui siamo a Fiorano, in occasioni come queste, dove ci sono tutti gli uomini di questo marchio da sogno e anche i collaudatori, i meccanici. Qua dietro, vedete, c'è la famosa casa dove Enzo Ferrari stava durante i test qui in pista, e poi guardate, ci sono dettagli che fanno venire la pelle d'oca. Venite, questa è l'auto che useremo per il test su strada, e vedete, fa una certa impressione anche dopo tanti anni di lavoro vedere il proprio nome di una Ferrari dedicata solo a noi. Prima di girare in pista qui a Fiorano, sto per fare un briefing con Raffaele De Simone, il collaudatore, che mi spiegherà sia le traiettorie che la macchina. Volevo farvi vedere questo posto, che è il box della pista di prova privata della Ferrari, dove tante volte ho visto nelle immagini macchine stradali provate da altri giornalisti, oppure le Formula 1. Da questa parte c'è un muretto, proprio come nelle gare, dove i tecnici, durante lo sviluppo delle auto, gestiscono le telemetrie e hanno proprio la vista sulla pista, che è proprio qui. È un posto davvero magico per tutti gli appassionati di auto. Andiamo a vedere Fiorano. Questa è la curva veloce, qua c'è un po' più di aerodinamica. Qua puoi esagerare un attimo sulla linea. Guarda, per portarti avanti un po' di velocità in più, tanto oltre al grip meccanico vai a mettere anche il grip aerodinamico. Centro, l'ingresso, tocchi leggermente l'interno in uscita, tutto race per adesso. Qua c'è un controllo per il rumore, non possiamo spingere fino a qui. Allinei la macchina alla frenata e poi la fai a ruote dritte. Seconda, qua entri bello deciso, cerchi un po' di motricità in esterno, leggera frenata, ma qua te la imposti proprio sulla X, la Y massima. Poi puoi muoverti in CT off. In CT off hai quel grado in più, diciamo, di controllare la macchina un po' più col piede. Se esageri, però, ferma su più o meno i 30-40 gradi di imbardaglio. Se esageri diventa castrante, se invece stai on the edge riesci a sfruttare al massimo le prestazioni della vettura, perché tu col tuo angolo di controsterzo, aiutato anche dalle moduli della guida, fai un leggero sovra senza che il traction intervenga, quindi c'hai una banda di utilizzo prestazionale. Fai un po' quello che vuoi, sì. Poi puoi staccare, però fai solo fumo. No. C'è una marea di lavoro dal punto di vista ad alto impatto soggettivo, che è il collaudo, su cui il collaudo dà il parere e dà valore aggiunto. Sulla guida, prima ancora che nascesse l'812, non eravamo tranquilli, chiaramente, di passare dall'idraulica all'elettrica, però è una scelta che non è nata né con una spada di Damocle sulla testa, né è un'evoluzione che né perché volevamo inserirla a tutti i costi. Prima ancora che nascesse lei abbiamo fatto i dimostratori con le guide elettriche, che non erano F12 ma erano 488, poi erano F12 con la guida elettrica, vetture che non esistono ma nasce da un'architettura di base, ti dà la confidenza, anche se non finale, di raggiungere i risultati e gli obiettivi. Sviluppi quella come sistema guida elettrica, l'812 la lasci da parte,
dici ok, si può fare, la integri, la inizi a realizzare, fai i mulotipi con la guida elettrica, dopodiché c'è solo l'applicazione, ma non scopri più, cioè la fattibilità l'hai smercata molto prima. Sì. Fantastico, davvero. Poter stare a fianco di chi guida le Ferrari per fare tutte le regolazioni e la messa a punto di queste supercar da sogno è una soddisfazione veramente unica. Se poi, subito dopo, a guidare siete voi, beh, il sogno diventa realtà. Ecco la emozione della prima volta. Fiorano con una Ferrari, 800 cavalli, 1600 kg, me compreso, e 2,9 secondi da 0 a 100 e 340 all'ora. Questa pista è molto tecnica, quindi ci vado cauto all'inizio, anche perché facciamo scaldare le gomme. Tra l'altro la cosa che sarà più impressionante, come qui vedete, il cambio di direzione di queste gomme anteriori così larghe, 275, pensate che dietro sono 315 di larghezza, sono in modalità race, quindi con i controlli ancora belli inseriti. Qui sul cavalcavia la curva è completamente cieca, molto stretta, e poi via verso il famoso tornantone che proviamo a fare in GT Off per vedere questa quinta generazione dei controlli di trazione, vedete, di stabilità. Torniamo in race qui sul veloce, per non esagerare, questa curva è molto veloce, la quarta, io ovviamente non l'affronto come mi ha mostrato prima Raffaele De Simone. Lo sterzo elettrico, devo dire che così di primo acchito non dà differenze rispetto a un feeling idraulico. Poi mentre io parlo adesso tolgo un po' il gas, qui in rettilineo c'è un pezzo in cui c'è un rilevamento del rumore. Qui rialineiamo e freniamo con le ruote dritte. È proprio la rapidità di inserimento, ragazzi, scusate se faccio fatica a parlare, ma insomma un po' l'emozione, un po' la prima volta di trovarmi qui su questa pista così mitica e con il motore più simbolico di questo marchio così amato in tutto il mondo. E la velocità l'ha cambiata, vogliamo parlarne, il feeling del pedale del freno. Davvero, ragazzi, è proprio così, non si riesce a parlare. ...8900 giri di limitatore. Qua proviamo la terza per la coppia. Vedete, molto facile con i sistemi. Con lo sterzo elettrico c'è anche un suggerimento di dove girare il volante, per esempio nell'uscita di curva allargare l'angolo di sterzo per riallineare, oppure per suggerire il controsterzo quando si esagera. E quindi, ragazzi, ve l'avevo detto, la prima volta non si scorda mai. Nei tre giri di pista che mi sono stati concessi non sono riuscito a percepire altre sensazioni dal nuovo sterzo elettrico o dalle ruote posteriori sterzanti, e neppure conoscere meglio tutta la pienezza di un motore così potente, ma al tempo stesso graduale, incredibilmente intuitivo. Tutta la macchina in realtà è sorprendentemente facile se considerate quanti sistemi elettronici lavorino insieme per gestire una meccanica così speciale. Il resto del tempo che ho avuto a disposizione comunque me lo sono lasciato per provare la 812 fuori dalla pista. Su strada, il bello di questo motore che non finisce mai, 6500 di cilindrata, e la coppia, il massimo è 718 Nm a 7000 giri, quindi in alto perché è stato tarato per la guida sportiva, ma l'80% di questa coppia, quindi 575 Nm, che sono davvero tanti, è a 3500 giri. Questo significa che io posso tenere anche in salita, come adesso, la quarta, in caso non tornate la seconda, metto la terza, e avete sempre una spinta meravigliosa con le ruote sterzanti che vi fanno sentire meno le dimensioni, soprattutto la lunghezza di circa 4,65 m, siamo più o meno come una Giulia, una BMW Serie 3, la larghezza invece di 1,97 m si sente tutta. E poi c'è questo bellissimo tasto ormai sulle Ferrari recenti che
mettere sospensioni morbide, quindi anche su queste strade non perfettamente lisce vi potete godere la vostra Ferrari, e poi se magari abbassate un po' il finestrino avete il suono che rimbomba tra i pendii delle colline ed è veramente uno spettacolo. Spettacolare anche il modo con cui i designer guidati da Flavio Manzoni hanno scavato la carrozzeria, sì, è questa la parola giusta, perché ci sono dei veri e propri canali, dei tunnel se preferite, dove gli ingegneri aerodinamici hanno chiesto di far passare l'aria e dove gli stilisti hanno trovato l'equilibrio estetico. Questo lavoro di design è ancora più evidente con un colore scuro come quello dell'auto che ho usato per il test su strada, mentre con lo speciale rosso creato per i 70 anni di storia della Ferrari si nota di più la simmetria tra i quattro fari e i quattro terminali di scarico, che fa sembrare ancora più larga la coda. Il frontale invece non ha solo lo sguardo diverso rispetto alla F12 e dei nuovi fari a LED, ma anche delle prese d'aria che sembrano narici e sfoghi sul cofano che quasi abbracciano la carrozzeria. E anche all'interno le superfici sembrano muoversi, come se la struttura dei comandi e delle bocchette in alluminio o il carbonio emergessero dai rivestimenti morbidi, ispirati all'idea di una sella. Non c'è il display centrale dell'infotainment, sostituito da due schermi, uno per il pilota, l'altro per il passeggero, con sedili di nuova progettazione, e il volante è ereditato dalla GTC4 lusso, che ha una forma a cui faccio sempre fatica ad abituarmi. Anche la percezione delle dimensioni del lungo cofano non è così facile. Non rende immediatamente intuitivo posizionare la macchina in una strada tutta curve. Il tutto per un prezzo di partenza che sta poco sotto i 292.000 euro. L'emozione della prima volta. Beh, per me oggi è stato proprio così. Ma sarà anche l'ultima volta che sentiremo il suono di questo motore così speciale? Beh, probabilmente no, perché Ferrari dice che i prossimi V12 non saranno turbo, forse ibridi. E allora ci sarà ancora occasione di ascoltare questa musica. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.